Stati Uniti. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, l'economia e l'industria conoscono un momento di grande espansione. In questo scenario, Frederick Taylor studia il sistema per aumentare la produttività dell'industria manifatturiera. Taylor è un ingegnere, ma è anche uno sportivo, e si mette a studiare il movimento del lanciatore di baseball. Scompone la sua azione in singoli gesti e scopre che per imprimere maggiore forza e precisione al lancio, la palla deve partire dall'alto e non dal basso come avveniva fino a quel momento. Da allora, nel baseball, il lancio si fa come ha stabilito Taylor. Taylor immagina di applicare questo sistema anche all'organizzazione del lavoro per aumentare i ritmi di produzione. Ogni mansione viene analizzata. I movimenti degli operai sono scomposti per individuare quelli più funzionali ed eliminare quelli inutili. Taylor non si limita alla teoria. Entra in fabbrica e sperimenta il suo sistema nel processo produttivo. Un ciclo di lavorazione, prima realizzato da un solo operaio, viene ora frazionato e affidato a più operai e, cronometro alla mano, si studia il modo più rapido per portarlo a termine. Così si crea uno standard e il processo lavorativo diventa più veloce. In questo sistema i macchinari sono decisivi. Così, mentre nelle fabbriche entrano macchine sempre più sofisticate e precise, all'operaio non è più richiesta alcuna specializzazione. Questo svilimento del lavoro alimenta una conflittualità sociale già molto alta nell'America di fine Ottocento. Ma Taylor ritiene che anche il lavoratore può trarre vantaggio dal suo sistema. Se l'aumento di produttività fa crescere i profitti degli industriali, allo stesso modo può far crescere il salario degli operai e magari consentire la diminuzione dell'orario di lavoro. L'ottimismo di Taylor è giustificato solo in parte, ma le sue innovazioni vengono adottate rapidamente dalle principali aziende americane e presto si diffondono nel mondo. Il Taylorismo, così verrà chiamato il suo sistema, rappresenta una vera rivoluzione e apre la strada alla produzione di massa e allo sviluppo industriale del XX secolo. 1911. I lavoratori dell'arsenale federale di Watertown decidono di scioperare contro l'uso del cronometro in fabbrica. Ne nasce un'inchiesta governativa sul sistema Taylor. La commissione d'inchiesta stabilisce di eliminare il sistema Taylor dall'organizzazione produttiva dell'arsenale di Watertown e ne mette in dubbio l'efficacia e la presunta scientificità. 1903, Detroit. Viene fondata la Ford Motor Company. 5 anni più tardi esce il modello T, pensato da Henry Ford come l'auto per tutti. È un grande successo e la Ford fatica a soddisfare le richieste. Così viene costruita la grande fabbrica di Highland Park e nel 1913, anche sotto l'impulso delle ricerche di Taylor, nasce la catena di montaggio. L'auto viaggia su un nastro trasportatore all'interno dello stabilimento. Gli operai, fermi nelle loro postazioni, aspettano il suo passaggio e la montano pezzo dopo pezzo. A dire il vero, Ford aveva già visto qualcosa di simile nelle grandi macellerie di Chicago. Lì i maiali scorrevano sul nastro e venivano tagliati a pezzi da operai che facevano sempre la stessa operazione, in una efficientissima e velocissima catena di smontaggio. Per la Ford i risultati sono immediati e strabilianti. Nel 1912 aveva prodotto 82.000 macchine, nel 1916 ne sforna quasi 600.000 e il prezzo scende dagli $850 del 1908 ai $290 di 10 anni dopo. Forte degli immensi profitti che sta realizzando, Ford fa una mossa che spiazza l'intera nazione. Raddoppia il salario medio di un suo operaio portandolo a $5 al giorno e riduce l'orario di lavoro da 9 a 8 ore. Migliaia di uomini arrivano a Detroit da tutta l'America con la speranza di essere assunti. L'opinione pubblica progressista guarda con favore all'iniziativa di Ford, che per molti diventa il prototipo dell'imprenditore illuminato. Di contro, gli industriali e i conservatori lo accusano di introdurre pericolosi elementi di socialismo nel sistema capitalistico americano.
Uno degli obiettivi di Ford è quello di tenersi buone le maestranze in un momento in cui i conflitti sociali sono ancora forti, ma ottiene anche un altro risultato. Gli operai, che ora guadagnano di più, diventano potenziali acquirenti delle auto che costruiscono. È l'alba della società dei consumi. Ford ha innescato il meccanismo che sarà alla base di tutto lo sviluppo industriale del Novecento. Il Fordismo e il Taylorismo, in breve, si diffondono in tutto il mondo. Le aziende automobilistiche, e non solo, adottano la catena di montaggio, a cominciare dalla Fiat, che nei primi anni 20 costruisce a Torino la modernissima fabbrica del lingotto. Perfino la Russia socialista di Lenin e di Stalin è affascinata dalla organizzazione scientifica del lavoro e dall'efficienza delle fabbriche fordiste. Il raddoppio del salario deciso da Ford nel 1914 non è automatico e non è per tutti. Per ottenerlo, l'operaio deve sottoporsi alle indagini del Sociological Department. Questo ufficio, istituito sempre nel 1914, tiene sotto controllo non solo i comportamenti del lavoratore in fabbrica, ma anche la sua vita privata, le abitudini, la famiglia, i rapporti col vicinato, la sua vita religiosa. Se qualcuno usa i risparmi per aprire un conto o comprarsi una casa, va bene. Anzi, l'azienda è disposta ad aiutarlo. Se li manda i suoi parenti in Europa, non va bene. I figli frequentano i Boy Scout? Va bene. La moglie lavora fuori casa? Non va bene. Ford sguinzaglia gli uomini del suo dipartimento in giro a fare domande e a raccogliere informazioni. I risultati di queste inchieste producono punteggi in base ai quali si potrà stabilire chi ha diritto all'aumento. Come è evidente, si tratta di cose che nulla hanno a che vedere con la produttività del lavoro. Ma l'obiettivo di Ford non è poliziesco o banalmente moralistico. Il magnate di Detroit vuole americanizzare le migliaia di operai che lavorano per lui, tenendo conto che il 70% di loro sono immigrati. Così nascono le Ford English School, che organizzano corsi gratuiti per insegnare l'inglese e, insieme alla lingua, lo stile di vita americano. Poco dopo l'avvio del Sociological Department, Ford licenzia 900 operai che avevano disertato la fabbrica per celebrare il Natale ortodosso. Lo fa non tanto per punire l'assenza dal lavoro, ma perché, parole di Ford, se hanno scelto che l'America è la loro casa, devono celebrare le feste americane. 10 marzo 1972, Fiat Mirafiori. Sulle linee di montaggio il lavoro è a catena e va eseguito entro un limite di tempo prestabilito. Questo limite, denominato cadenza o ritmo di lavoro, è stabilito dall'azienda attraverso i cronometristi dell'ufficio Tempi e Metodi. È sui ritmi che sorgono in fabbrica i conflitti sindacali più frequenti fra azienda e operai. Gli operai si lamentano che il ritmo è troppo alto. Olivetti, Ivrea, dipendenti 33.142. Qui, come per l'automobile, vige il principio della catena di montaggio, lavoro parcellizzato, legato a tempi prestabiliti. Ma a differenza dell'industria automobilistica, dove il prodotto da montare si muove da solo legato alla catena, all'Olivetti, invece, il prodotto sta fermo su di un nastro a rulli. Questo è all'Olivetti il metodo tradizionale di lavoro. È evidente che per fare questo lavoro l'operaio deve avere un maggiore bagaglio di conoscenze tecniche. Ricomponendo il lavoro invece di frammentarlo, come sosteneva Taylor, c'è bisogno di operai che conoscono meglio il proprio mestiere, che abbiano una maggiore capacità professionale.